sulla questione droga e tossicodipendenza, raccoglie i contributi di Alfredo Mantovano per quanto riguarda dal punto di vista legislativo e giuridico, di Giovanni Sestrelloni per quanto concerne l'aspetto medico scientifico e di Massimo Trovigne riguardo ai risvolti del problema sul piano sociologico. Come rappresentante di una delle associazioni organizzatrici dell'evento, desidero subito ringraziare a nome di tutti la Cassa per gli Sparti di Pistoia e della Lucchesia per la gentile produzione di questa splendida sala in un edificio significativo culturalmente e artisticamente per la città di Pistoia. Questa serata è organizzata con il contributo di due assicurazioni e della pizzeria Santa Lucia di Pistoia, da tre aggregazioni che sono presenti e operanti dal punto di vista culturale e sociale sul territorio pistoiese: l'associazione Charlotte, Alleanza Cattolica e Rotta Comune. Il movimento Rotta Comune, di cui faccio parte, è nato per iniziativa di liberi cittadini con lo scopo di creare un tavolo di confronto aperto a tutti coloro che desiderano dare il loro contributo su temi problematiche riguardanti la nostra città. L'associazione ha già realizzato altri incontri, altre conferenze per portare all'attenzione pubblica temi come l'immigrazione, la diffusione della teoria gender nelle scuole, la collaborazione con il comitato provinciale della Lamentus, le criticità della sanità pistoiese e toscana, la questione recente della cosa dell'orso, che non è pistoiese, è una manifestazione che si situa all'interno dei territori di Santiago, ma da l'associazione culturale di Italia poi organizza incontri e realizza forme pratiche di manifestazione sociale, proponendosi attraverso la difesa, attraverso l'arte e le sue forme, di trattare soprattutto quei temi che vengono passati un po' sotto silenzio dalla nostra società, e questo alla luce delle soluzioni che vengono offerte dalla politica sociale della Chiesa. Ed è allo studio e alla diffusione di questa dottrina poi che è la terza associazione organizzatrice dell'incontro, che è la gruppa impegnati in un'opera di testimonianza sul piano culturale e civile. Abbiamo stasera grande nome e enorme piacere di avere tra noi due degli autori del libro, Alfredo Mantovano e Massimo Trovigne, e poi per parte tecnica Andrea Pagliolo. Quindi ringraziamo calorosamente per aver accolto i nostri invito e per la loro disponibilità. Vi presento brevemente, anche se non risulta facile, perché sono personalità molto attive, sperimentate in diversi campi, su diversi fronti e anche contemporaneamente. Comunque sono certamente personalità molto del gruppo italiano, non solo, e visto il loro bellissimo curriculum, sicuramente le persone molto esperte, molto competenti, ognuno naturalmente che lo stanno specifico di discorso sul tema che trattiamo stasera. Allora, parto da Federico Mantovano, che è la mia sinistra, è magistratura dal 1984, è stato più volte deputato e poi senatore dal 2006 al 2008. Ha svolto le funzioni di soccorso del canale interno a varie imprese, collega alla pubblica assistenza ed è proprio questo ruolo che ha coordinato la scrittura del disegno di legge sulla droga del governo Berlusconi, approvato poi nel 2006. Nel 2013 è entrata in magistratura la Corte di Appello di Roma, dove si occupa di misure di prevenzione e di diritto penale europeo e internazionale. È vicepresidente del Centro Studi Sociale. Abbiamo poi Andrea Pagliolo, accanto al dottor Mantovano, è medico e svolge
Come mostrano i dati aggiornati della seconda parte del libro, però, anche l'assunzione della cannabis, che è venuta una droga leggera, produce effetti pesantemente negativi, direi devastanti, soprattutto per i giovani e i che sono i maggiori consumatori. Allora, se è vero che le leggi leggono il panorama culturale che concepisce e allo stesso tempo orientano questo contesto culturale, ci domandiamo qual è il modello antropologico che viene offerto dalla nostra società oggi e qual è il modello antropologico più appropriato, quello più rispondente alla natura della persona, quello in cui la libertà significato di fare tutto ciò che vogliamo, prima di darci la morte, farci del male, oppure è quello in cui la libertà è definita dalla responsabilità intesa come rispetto verso se stessi, verso la propria dignità e verso la comunità civile. Quindi libertà della droga o dalla droga, dove la diversa posizione fa l'enorme differenza. Ecco, il libro che presentiamo stasera non è di farci fare questo percorso, che è un percorso forse diverso, forse un po' insolito in questa materia. Un cammino che va in profondità, a partire dalle leggi e dalla lettura dei dati medico-scientifici. Il relatore presente stasera, da centenario senz'altro, ha proseguire in questo percorso. Scusate se mi sono dilungata troppo, ci ha dato subito la parola ai relatori, ricordando che durante la loro esposizione che verrà fatto stata rivolta dal pubblico, dove il desidera potrà presentare il proprio intervento per il dibattito che si aprirà alla fine delle relazioni. Parleranno nelle ordine il dottor Tatelloni, il dottor Antofano e il dottor Introvigne. Dopo che ci sono copie del libro, penso nell'altra stanza. Sì, nella stanza. Grazie per l'attenzione e buon ascolto a tutti.